voi! A voi! Pronto un tutto, ye! A voi! Che decida mia? Scusate, una cortesia. Voglio sapere un'informazione. Sapete onde è utri... Ugi, coppi! Sì, ugi, spati. A onde fanno i cause d'amore? Ah, cercate un tribunale. Un tribunale, un tribunale. Ah, è facile. Io sempre gitto per i villeggianti. A un certo punto vi viene in faccia un castello. Proprio in faccia un castello c'è sto tribunale. Grazie, vi saluto e vi ringrazio. Sentite, non è caduta una sigaretta? Non fumo! Ma è possibile ogni volta che vengo a Riggio non c'è qualcuno che mi cerca una sigaretta? Amo niente rocco. Usciere, faccia entrare l'imputato. Subito, vostro onore. L'imputato amico pulici può entrare. Stai arrivando, quanto parcheggio giuccio. Vacca voi ad un terù. Ancora c'è gente che circola con l'asino. Dobbiamo iniziare il processo. Va bene, vostro onore. Signori, la corte. Lei è Micu Pulici, l'imputato? Signor sì, signor giudice, ma non hai niente da amputato, né gambe né braccia. Ho detto imputato, non amputato. Scusate dell'interruzione. Lei è accusato di un grave reato, ma prima di rispondere alle domande di questa corte, giuri di dire la verità. Tutta la verità, nient'altro che la verità. Alzi la mano destra e dica lo giuro. Lo giuro, sull'anima e zio Marocco, camoncin di io non c'ho Marocco. L'importante è che dica la verità. Lei è accusato di rapina a mano armata, perpetrata ai danni dell'istituto bancario San Paolo di Torino. Cosa ha da dire in sua discolpa? Ma quale San Paolo e San Pedro? C'è sbaglio. Io a banco mi faccio prestare un pochi sordi. U cassere, non capiscivo. Mi fece incanare i catenazzi, tirare a bugia una fionda e io ci spagnavo e subito mi consegnavo. Ha tirato dalla tasca una fionda? Una fionda? Chi è che usa a casa un mazzo di surici, certi zoccoloni che parano lepri? E la fionda voi mi considerate un'arma? Certo che viene considerata un'arma. E allora 7.35 i papoi, ma chi gli è, un cannoni? Ma mi dica, lei la rapina l'ha fatta o non l'ha fatta? E torna a coppi, io a banco non ci cerco un prestito di 50 milioni di liri. Come? 50 milioni di lire? Ma a che cosa le servivano tutti questi soldi? Movo conto, arricchiati. Figlio mio monello, era prossimo faccio 18 anni. Una sera mi assettavo tavolo e a quattr'occhio mi dissi: papà, mo che faccio 18 anni? Che soldi che tu mi regali? Che dici? Mi marito mi accatta la macchina nuova. Io non ci pensai e non ci dissi: è meglio ti accatta la macchina nuova, figlio. E perché papà non mi marito? Accossi la macchina quando te la fottono? Ti accorgi subito. Ma roba da matti, roba da matti. Roba da seria, giochi da matti. Anche mio figlio si è sposato. E ci ha accattato la macchina nuova. Certo, e allora? Vediamo che ci fottono prima. Ma io non ci capisco più niente. Ma torniamo al processo. Signora eccellenza, vi devo dire un'altra cosa. Quando Cassere ci cercai 50 milioni di liri, io spalancavo l'occhi e mi vuole dare i soldi farsi. Mi mise su po' tavolo soldi farsi. Come soldi farsi? Soldi farsi, soldi farsi. Non sapevo cosa la gente sto carnuto. Su pei soldi non c'era scritto lira, c'era scritto euro. Io pensai che era pubblicità e l'euro di Roma con tutti i palazzi disegnati. Dissevo, chi se mi vuole improsare? E lei che cosa ha fatto? Allora ci dissi: senti ragioniere, canura è fissa. Ho più canzoni noi o paese fece 3 anni di carcere e avevo 2 lauri. Da malire, non voglio l'euro. Ma l'euro è la nuova moneta europea. Ma che mente fotti l'euro, voglio la lira. Ma forse lei non sa che siamo in Europa. Ah, non siamo in Calabria più. Sì, siamo in Calabria e siamo anche in Europa. Ma quanto ti inventano sti carnuti. Signor giudice, io non ci cercai 50 milioni di liri e io mi volia dare 25.000 euro. Ma 25.000 euro equivalgono a 50 milioni di lire. Ah sì? A posto nonno mio, quando io non ci pago la pensione 800.000 lire, un postino, pezzo di stronzo, ci dette una carta che c'era scritto 500 euro e poi ci dette pure un poco di urine. Ma mi scusi, che cosa sono le urine? I soldi picciotti. Ma quando lei in banca ha preso i 50 milioni, cosa ha fatto? Un poco ci tornai lì per lì o là per là. Un poco quanto? Quelli della banca dicono che lei ha restituito un solo milione. Signor giudice, se la banca ha pazienza, a poca volta ci torno. Non è che ci posso negare. Non poco hanno aspettare. 15-20 anni. Ma sarebbe proprio comodo. Uno entra in una banca, sotto la minaccia di un'arma, anche se si tratta di fionda,
si fa consegnare dal cassiere 50 milioni e poi dopo 20 anni li restituisce, magari senza pagare nemmeno gli interessi. Ma cosa crede lei, che noi giudici siamo dei fessi? Fatti i vostri, io non vi conosco. Ah, non ci conosce, però deve conoscere le leggi e le deve rispettare. Io rispetto, parola mia, sono io che non rispetto la mia. E poi per 50 milioni di lire o 25.000 euro, come dicete voi, mi volete fare pure un processo, mi volete arrestare, ma facetevi l'esame della coscienza. Senta, la legge è uguale per tutti e non ammette ignoranza. Lasciate stare, sapete che vi dico, io mi pento e canto, così oltre che non mi potete arrestare, ma avete pure a mantenere, devo aggiustare su posto pendi però. Sì, come se pentirsi fosse facile. E che ne sapete, frati, ci pentire e cantare tanta gente o supercarcere i parmi che fecero un secondo festival di Sanremo. Chi si pente deve conoscere fatti criminosi di un'importanza estrema che aiutano la giustizia appare piena luce. Lei sa qualcosa? Io saccio con Cifuttia a Crape o giù c'è Don Pascale. Ah sì? E chi è stato? E dove sono andati a finire gli animali? A Crapa già mangiaro e o giuccio finio a amiche Catanzaro. Cofu non vi dico, se prima non mi dichiarate collaboratore di giustizia. Ma quale collaboratore di giustizia? Se lei vuole collaborare deve parlare di fatti di mafia che sono stati commessi e rimasti insoluti, come per esempio connubio tra mafia e politica, stragi. Parli dell'andrangheta calabrese, parli. E che gli è andrangheta? Ma che mi state arroccolando? Voi sapete assai e cosa passa non devinde tila. Senta, il giudice di questa corte sono io, quindi le domande le faccio io. E non faccia finta di non sapere niente, perché lei sa benissimo che in Calabria c'è l'andrangheta ed è anche molto pericolosa. E torna a Coppi, è tutta una pensione di chi ne dà un ordine. In Calabria non funziona niente, né ai comuni, né alle province, ma soprattutto alla regione. Signor giudice, una volta un ragioniere faceva ragionieri, un geometra faceva un geometra, l'assessore faceva l'altro. E adesso invece? Un ragioniere faceva l'altro, un geometra faceva l'altro, l'assessore che faceva l'altro, e quando scoprì i tangenti non sape che catenazza avevi fare. Ma la regione, come vanno le cose? Con tutti i miliardi che hanno in cassa, pagano l'attore, un disputano per televisioni. Poi a chi che dice ci vede il marsupio, faceva balla la tarantella senza sonno. Altro che ci vede il marsupio. Non penso nei calabrese senza lavoro, chi cosape per quant'anni l'hanno a fare in culo. Ma adesso arriveranno i miliardi per fare il ponte di Messina. Ogni corpo di mitra. Ma non parliamo di cose che non c'entrano con la rapina, se no siamo sempre al punto di prima. E dato che non ci sono prove che la possano discolpare, la debbo condannare. Prima mi condannate, vi voglio contare la storia della mia famiglia. Io sono di Pizzo, non sono bonese. La mia famiglia è composta da mia Sore Malaschetta, Fratimo Barberi e Sore Maria Luisa, che per poter lavorare e pure emigrare. E dove è andata? Signor giudice, per poter lavorare, Sore ma pure un nome per cangiare. I Maria Luisa in dialetto, a Maria lo alza in italiano e incendio lavora sul Carso Svizzero. Sul Carso Svizzero? Ma in Svizzera il Carso non c'è. E allora a Svizzera non hanno Carso, su senza Carso. Ma che Carso state dicendo, vacca boia? Il Carso ce l'abbiamo noi nel Veneto. Non interrompa, usciere, o la faccio uscire dall'aula. Signor Pulici, ci parli ancora della sua famiglia, vada avanti. Sore Malaschetta, non ci sape come fu, era amica in un marocchino e dopo 9 mesi ci portarono un bambino e non aveva manco lavoro. E sua sorella Maria Loalza, come dice lei, lavoro ce n'ha. Dave tanto, ma tanto, come pote fare tutto, un sabato e la domenica c'è una pure mogliere menciona una mano. Benissimo, benissimo. Non perché è sore, ma mancia Calabria, femmine oneste come Isa, andava poco, signor giudice. E se lo dice lei? Un marito di sore, ma ne esce paccio. Ma bocca Isa è una stacca tutta curvi, che a casa chiamavamo curve pericolosi. E canato, ma ci vuole pure bene, perché ha trovato pure vergine. Vergine di questi tempi? Un miracolo. Ma come ha fatto? Questione di culo, signor giudice. Sarà sicuramente così. Usciere, che ore sono? E devono essere le 13:30, vostro onore. C'ho una cazza di fame che mi mangerei una vacca ai ferri. Le 13:30 si è fatto tardi. E visto che non abbiamo ancora concluso niente, la seduta viene rinviata, data da destinarsi. Signor giudice, mi auguro mandai lo stesso culo che pesore, ma... Glielo auguro. Anzi, sa che le dico? La prossima volta
faccia venire sua sorella Maria Luisa, o lo alza, come dice lei. Nella vita ci vuole culo. Sapete che dinno l'antico paese mio? Qua vi culo va avanti. E sai invece cosa dicono dalle mie parti? A un buon culo che va avanti c'è sempre una mano che lo spinge. Vi saluto, signor giudice. A prossima volta vi porto quattro uova frischi. Forza Rocco, torniamo a casa. Ci vede il marsupio? Ci vede il marsupio?